Allora, sindaco, Ordona qui in mongolfiera, ma insomma è un anticipo di quello che accadrà il 5 giugno con una rievocazione storica. Ne parliamo, intanto però vediamola questa Ordona in piazza qui in mongolfiera a Foggia. Partiamo dalle cose buone che ci stanno cucinando, sono delle favette straordinarie, giusto? Come sì, le cucinate? Allora, è un soffritto di cipolla, finocchietto selvatico, poi si mettono le fave, gli asparagi e i carciofi, tutti del nostro territorio, e sono cucinate al momento. È uno spezzatino primaverile che si faceva nei tempi antichi. Perfetto, cominciamo a prendere la gente per la gola, sindaco? Sì, è sempre così, bisogna fare... Come mai l'idea di questa iniziativa di portare appunto Ordona qui in mongolfiera? È un'iniziativa che veramente desta motivo di grande piacere, perché rappresenta una sfida e rientra nel filo conduttore di quelle che la politica di questa amministrazione, e che finalmente comincia a realizzarsi, cioè quello di valorizzare le potenzialità del nostro territorio in una prospettiva futura. Cioè oggi noi vogliamo qui far conoscere il nostro territorio e la nostra cultura. Il futuro che si sposa bene, perché lo abbraccia eternamente col passato, che è qui rappresentato da alcuni oggetti, certo non sono quelli originali evidentemente, no? Però devo dire che sono una rappresentazione veramente molto che si avvicina molto. E ovviamente l'obiettivo principale nostro è la valorizzazione del nostro parco archeologico, del nostro sito archeologico di Ordona, che rappresenta il vertice, diciamo, della nostra sfida nell'ottica di una prospettiva per il nostro paese, sia dal punto di vista dello sviluppo economico che culturale, anche perché la cultura e il territorio significa far valere la nostra identità e la nostra appartenenza alla comunità. Parco che sarà usufruibile prima o poi, visto che ora avete la disponibilità anche dei terreni, o no? In parte, ancora in parte, manca un piccolissimo, diciamo, un piccolo pezzo di terreno che a breve speriamo di riuscire ad annoverare in tutto l'arco dei 20 ettari. Cosa ci raccontano questi stand allestiti qui di Ordona? Vediamo dei panorami, degli scenari, ma insomma... le persone che vengono qui in mongolfiera a Foggia per visitarla Ordona, che cosa devono scoprire? Qual è il consiglio che dà loro per scoprirla in qualche modo? Ripeto, la nostra sfida è valorizzare il nostro patto archeologico. Riteniamo che anche in un momento di crisi come quella economica, un momento difficile, riteniamo che puntare e investire sull'ambiente, sui prodotti tipici, sulle nostre attività e soprattutto sulla cultura sia comunque importante nell'ottica della prospettiva futura. Il 5 giugno invitate le persone a venire ad Ordona per un evento particolare, forse mai evocato prima. Qual è? Di cosa si tratta? Spieghiamolo insomma. Abbiamo la rievocazione storica, quella che è la nostra storia e che rappresenta appunto il nostro passato, che è un passato glorioso che ha bisogno di venire alla luce e di essere portata a conoscenza, diciamo, di tutti coloro che ne trarranno un grande vantaggio. Che cosa accadrà il 5? Intanto ci sono anche dei dépliant, dei volantini che facciamo vedere per questa rievocazione del 5 giugno prossimo, giorno dedicato alle elezioni, fortunatamente non in tutti i paesi, per cui molta gente può liberarsi e venire ad Ordona a vedere questo evento storico importante. Che cosa accadrà in quella giornata? Ci sarà un corteo storico che partirà dal paese, diciamo, da Ordona, e che raggiungerà gli scavi, luogo dove sarà poi allestito per un pranzo, e successivamente si protrarrà tutto il pomeriggio fino al tramonto con scene sulla rievocazione appunto del nostro passato.